Ciao a tutti, oggi vi propongo un allenamento di gambe, addomini, glutei e farò la prima serie di esercizi insieme a voi, poi dopo continuate. Vi spiegherò bene la serie di esercizi che dovete andare a fare. Cominceremo con un bel riscaldamento e poi con una serie di esercizi di tonificazione. Saranno brevissimi, pochissimi, voi poi li vedrete almeno 3 volte, va bene? Cominciamo, step touch. Apro e chiudo le braccia. Vado su. Ovviamente non fatelo fare la parte coreografica con voi, altrimenti dovrei fare un'ora di lezione. Portiamo sul ginocchio 20 volte. Cominciamo laterale, scaldiamo bene l'esterno coscia, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, spalle e fianchi paralleli, cambio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo a fare squat. 2, strumenti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chiudete. Teniamo sempre dritta la schiena, ben forte l'addome, eh? Non annacchiamo. Restiamo con le gambe aperte e scendiamo in 10 affondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ricordatevi tutte e due le gambe all'angolo retto, 10, ci giriamo, ripetiamo, 10 step touch, ci giriamo lì, facciamo la stessa cosa, glutei, fianchi paralleli, mi raccomando, esenzione del bollo e circoli compiuti per casa. Sempre 20 molleggi per ogni lato, 20 molleggi. Teniamo le gambe aperte e facciamo 10 affondi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Arriviamo al centro e facciamo apro, chiudo, squat, chiudo, apro, sono 10 con la gamba destra, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stessa cosa, facciamo con la gamba sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abbiamo fatto una serie di esercizi di riscaldamento che voi ripetete 3 volte, ok? Quindi ricominciamo da capo con step touch, braccia avanti e su, con gli squat, gli affondi, i molleggi laterali e i glutei, quindi rivedete il video e lo rivedete 3 volte. Andiamo a fare gli esercizi di tonificazione. Puntiamo giù con il supporto di una sedia per evitare i pesi, per chi non ha i pesi, per chi non, insomma, vuole fare uno step in più per assodare i glutei, portiamo i piedi sulla sedia.
per 12 volte verso il soffitto, braccia lungo il corpo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, resta su, 10 molleggi. Sono sempre 20, molleggi.
gamba su, mi raccomando, schiena dritta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, adesso lo potete fare sia sulle mani che sui gomiti, andiamo laterale, alla fine della lezione. Se non vi ricordate qualche esercizio di stretching, andate sulle lezioni di Pilates, andate sulle lezioni che ho fatto di stretching, magari prossimamente me ne farò una solo di stretching, ok? Così magari ritornate su quella lezione ad ogni fine allenamento. Grazie a tutti, mi raccomando, buon allenamento.